Pete Best, il batterista dei Beatles. Comunque io già mi sono dimenticato tutto quello che mi ero preparato, invece no, lo faccio sedere. Sono molto emozionato, Pete. Tu devi sapere questo perché è la prima volta che tu sei in uno studio televisivo italiano, vero? This is the first time I've been in Italy, yes. Sì, in realtà è la prima volta che vengo in Italia, sì. Ecco, da quando a quando tu hai militato nei Beatles? I was with the Beatles from August 1960 right the way through to August 1962. Dall'agosto 1960 all'agosto 1962. Proprio due anni, due anni. E infatti 40 giorni prima dell'uscita di questo di Love Me Do, 40 giorni prima. That's right, yeah. Esattamente. Chi ti ha chiesto dei componenti dei Beatles di entrare nel gruppo? Come avvenne l'entrata tua nel gruppo dei Beatles? I got a phone call from Paul McCartney. Ho avuto una telefonata da Paul McCartney. Who knew I was playing drums, and this was just before they went to Germany for the first prima time. Che andassero in Germania per la prima and volta. He turned and said, "Pete, we need a drummer. Would you come down?" Mi dissero ho bisogno di un batterista. And I went down the following day and auditioned. And we played about six numbers. Io praticamente sono entrato in questa maniera. Ho suonato per un provino di 15 minuti. Dopo l'audizione tutto è andato bene, mi hanno preso e sono andato quello ad Amburgo. E ad Amburgo ci sarebbe tanto da raccontare su Amburgo, vero? There's an awful lot to be told about Hamburg. Sì, direi proprio di sì. Senti, e tu Pete te lo ricordi con i Beatles? Mamma mia. Sì? Sì, sì. Mi ricordo lui la prima volta, io stavo lavorando per la comune di Liverpool, ma stava proprio dietro il Cavern. Mio cugino che stava con me, John, ha detto, guarda, ho visto una cosa incredibile. Questo era a mezzogiorno. E ho detto, che hai visto? Ho visto un complesso incredibile, guarda, si chiama i Beatles. Allora siamo andati subito a vedere, ho visto per la prima volta lui, erano in cinque. E Paul McCartney faceva il cantante con una chitarra che faceva finta in sì, pratica suonava. Infatti lui ha detto che erano in cinque perché i Beatles all'inizio avevano Stuart Sutcliffe che suonava il basso. Sì. Senti Pete, io devo fare una domanda adesso a lui particolare, cominciamo a entrare nel vivo perché ti abbiamo qui. È vero che lui a Liverpool aveva più fans di John e Paul? Sì, questo è verissimo. Proprio è vero. Ma è vero che una volta addirittura il Alan Williams, che era il primo manager dei Beatles, lo mise con la batteria davanti al gruppo. Forse questo non lo sai. Ah, no, questo... Is that true? Vediamo. He said Alan Williams at one point wanted to put your drums in front of the band. That's true. Sì, è proprio vero. Hai visto? Quando fu sostituito il batterista dei Beatles, davanti al Cavern Club ci fu una manifestazione tremendo, di ragazzine perché erano tutte per Pete e quindi il cartello diceva Pete Best forever, Ringo never. Sentiamo se è vero però, perché dobbiamo chiedere se è vero. I confirm. Sì, posso confermare. Ci racconti il tuo incontro con George Martin? Yeah, we recorded, sì, abbiamo registrato questa versione di Love Me Do, la prima versione del 1962, e dovevamo soltanto portare gli ultimi ritocchi. In realtà io ho passato appunto quel provino, ma poi mi hanno buttato fuori praticamente ed è stato Ringo Starr che ha inciso la canzone ed ha avuto poi il successo con i Beatles. Ringo praticamente è diventato il nuovo batterista del gruppo e Ringo ha fatto una versione di Love Me Do che praticamente era diversa in realtà. Lui ha avuto modo di registrare appunto la versione finale del disco. C'era stato un altro provino, vero, prima di quello della Emmy. C'era stato quello della Decca Records che non andò bene, tra l'altro, foste bocciati a quel provino. I know the one you're talking about. That was January the 1st, 1962. Sì, mi ricordo. È stato il gennaio 1962. Sì, è stata un'audizione appunto che abbiamo avuto con la Decca che è stata negativa. Senti, Pete, tu non avresti il tempo di sapere che George Martin avrebbe offerto o aveva offerto già, aveva l'idea di offrire un contratto ai Beatles e George Martin quindi con la Emmy.
That particular one, no. All I know that was. Direi no, con di quella storia in particolare no, so soltanto che George Martin actually gave them the contract. George Martin aveva assegnato il contratto. It was unbeknownst to me that OK possibly may have turned around and said. Condizioni ben precise. Non sapevo che avesse detto no, non voglio assolutamente Pete. Ma comunque. I think it was taken a bit out of context. Ho capito che la sai questa cosa. Perché adesso noi possiamo sentire proprio dalla viva voce di George Martin quello, le condizioni secondo lui attraverso le quali i Beatles potevano incidere il primo disco. I decided that Pete wasn't a very good drummer, going to make my life very easy in making good records. So I went to Brian and I said, look, I appreciate the problem I'm going to give you, but there's no reason why to the public Pete Best shouldn't be part of the group, but as far as records are concerned, he's out. Pete, tu avrai sentito questa dichiarazione già prima di adesso, no? No, I've heard that statement before. Sì, l'ho già sentito prima. But it's been a case of, I think, over the years. Sì, ed è qualcosa a cui ho sempre pensato. Però mi chiedo che le ragioni non sono sicuramente le ragioni che ha dichiarato pubblicamente George Martin, ma che le ragioni siano altre. E quali? Quali? I don't know. I mean, it's been one of those things. It's ma non lo so. I think a lot of reasons have been put forward. Ci sono state molte ragioni che sono state avanzate, indiscrezioni. Forse che ero troppo popolare, che ero addirittura più popolare degli altri. I don't know. I mean, the way it happened and non how lo it so. Happened, no specific reason was given. Ci sono state tante ragioni che sono state dichiarate pubblicamente, ma in realtà non sono mai riuscito a capire qual era la verità dietro tutta questa storia. Il tuo rapporto con gli altri compagni, tu ti aspettavi una reazione diversa da quella che hanno avuto John, Paul e George? I think the closest that was to in the band was John. Credo che forse il mio più caro amico nel gruppo era John. Eravamo stati ad Hamburgo insieme, poi eravamo tornati a Liverpool e lui aveva trascorso tanto tempo a casa mia. In realtà queste relazioni erano forse amichevoli e probabilmente il mio più caro amico era proprio John. E senti, e qual è il tuo atteggiamento oggi, a 30 anni di distanza, verso George Harrison e Paul McCartney? I think it's a case of, I mean, if you look at it 30 years after, 30 anni dopo, still John is my favorite. John è ancora oggi forse la persona che preferisco. Io direi forse in ordine di preferenza George Harrison e poi Paul McCartney. Tu puoi chiedere. Vuoi chiedere, allora Dougie chiede una cosa a Pete. E vorrei chiedere come sentiva al morto di John, lui personalmente. It was something which, I mean, a lot of people turned around and said, what difference would it have made? Because, sì, you know, John's dead. Molte persone mi hanno detto, happened, come ti sei sentito? Is that I knew that guy for 4 years regardless of what happened. Ancora adesso? Even though I hadn't seen him for... Posso dire che pur non avendolo più visto dal 1962 ho ancora dei carissimi ricordi nei suoi confronti. Io voglio sentire da Pete Best se realmente Elvis era un punto di riferimento per i Beatles. Presley was always an important point. Sì, senz'altro, Elvis Presley è stato un importante punto di riferimento per molti gruppi, specialmente per i Beatles. Era veramente una grande star ancora prima che i Beatles diventassero delle star. Lui era un grande uomo del rock. I Beatles erano stati in Germania e in Germania Elvis Presley era veramente una grande star, quindi è chiaro che li abbia influenzati. E penso che sia John Lennon che Paul McCartney guardavano molto ai suoi movimenti, no? Lo imitavano un po' all'inizio, probabilmente, non so, essendo un punto di riferimento. It was, I mean, okay, they used to make fun. Sì, in realtà avevano questo atteggiamento un po' goliardico all'inizio, senz'altro.
Invece la batteria era sempre la batteria, eh? Era importante averla, perché se non c'avevi la batteria... The box. Certo. Scatole. Le scatole. Tu anche hai cominciato con le scatole? Smoke. Sì, anch'io ho cominciato proprio con delle scatole. Eppure, senti Pete, ma quando i Beatles ti chiamarono a far parte del gruppo, è perché tu avevi una batteria tutta tua, e questo era un lusso che non si potevano permettere in molti, no? O forse... No, no, let's get it right, ok. No. But there were a lot of people in Liverpool, drummers. Diciamo la verità, ce n'erano altre di persone che avevano la batteria a Liverpool. Mi avevano visto suonare la batteria, avevano visto che cosa sapevo fare. E quindi ho avuto poi con loro la possibilità di andare ad Hamburgo. Prendendo in considerazione tutte queste cose. Eh sì, io sono stato contentissimo di aver avuto questa opportunità. Tra l'altro tu suoni ancora adesso, c'hai la Pete Best Band. Hai suonato alla Delphi 6 mesi fa, con grande successo. That's right, yeah. Put the band back together again. Sì, è vero, ho riunito il mio gruppo, ho ancora molti amici a Liverpool. My younger brother. I mean, guys all around in the 60s. Fratello più giovane. We've got a CD out at the present moment. Sì, attualmente which is called Live at the Adelphi, abbiamo which is the fatto questo concerto alla Delphi in Liverpool, and it started the band back into the, e quindi abbiamo the routine again. Cominciato a riprendere il discorso appunto suonando con questo gruppo. Ci descrivi Strawberry Fields, questo posto di Liverpool? Strawberry Fields was a, at one time it was a wasteland. Strawberry Fields which was, era una sorta di deserto, kids in like modo. John and Paul and George to a certain extent used to go there when they were younger. Nessuno, praticamente un orfanotrofio. And used to play there and, you know, pretend to play soldiers and this type of thing. Certamente un posto non molto allegro. Over the course of years, nel corso degli anni, with it being in John's memory, I think he wrote about it. And because he wrote about it, quando ho ripensato a Strawberry Fields, ho pensato a qualcosa di nuovo, di una nuova dimensione della musica. Ora è famosa in tutto il mondo. Addirittura è stata anche cantata dall'Esercito della Salvezza. And tourists from all over the world. Io credo che ormai questa canzone sia famosa in tutto il mondo. È veramente una canzone, gioia cantarla. But I think it's most probably they go away and actually see what was written about that particular song. Io credo che sia particolarmente importante riflettere su ciò che questa canzone voleva dire. Malgrado il fatto che poi i Beatles tornano a parlare di Liverpool, ma loro una volta che sono diventati famosi si sono allontanati dalla città. La città se l'è un po' presa, cioè come se fosse dimenticata. Poi hanno parlato di Strawberry Field, di Penny Lane. No, non è un po' così, non so. Come la vedete voi che siete a Liverpool ancora? I think it's a case of okay. I mean, let's look at it realistically. Io dico che dobbiamo guardare a tutto ciò in maniera molto realistica. Because of the position they were in, they had to leave Liverpool. Okay, they had to go to London. London was the, perché even though Liverpool was making the sounds, London was the place where you had to go to. A Liverpool è una cosa differente dal vivere a Londra, perché a Londra tu puoi trovare degli studios. Was that in the songs, you know, mentre Liverpool è una città più piccola. Earlier songs. They tried to put a little bit of Liverpool into their particular music. Quindi io credo che dovevano in qualche modo portare Liverpool un po' nella loro musica. E questo è il tipo di sentimento che hanno poi espresso nella loro musica. They left Liverpool in person, but in spirit they were still writing about it. Io credo che forse erano lontani da Liverpool fisicamente, ma che nello spirito poi sono rimasti sempre ad essa vicini. Quindi la città non ce l'ha con loro. No, there certain people turn around and say that, but I mean, sì, forse alcuni, I mean, lo dicono, ma io credo che in fondo, you know, è come se fossero sempre rimasti a Liverpool. But when you think about it, regardless of whether the fact they're still in Liverpool, I mean, they live all over the world now. No, io non credo che la città gliene voglia. The, you know, they've done a lot for Liverpool and you can't take that away from them. Do la possibilità di tradurre. No, è semplicemente un caso questo, voglio dire. Si sono allontanati da Liverpool, ma lo spirito è rimasto sempre lì. Pete Best. Su Sgt. Pepper. I like some of it, but not all of it. I'm a bit like Mary. Some of the earlier stuff pleased me a little sì, bit more. Sì, io sono d'accordo con Mary. A but me piacciono forse più gli album precedenti. And they were great tracks. Yeah. Whether they appeal to you or not. So quindi, comunque è una questione puramente personale. Ah, certo, certamente. Pete, tu che cosa facevi in quel periodo?
67-68, quando è uscita la Apple, quando è... 1968-1969. Beh, io praticamente mi ero sposato, il contatto con i Beatles si era ormai interrotto. Non li vedevi da tempo, ma non hai mai pensato che la Apple... Faceva il pane, forse non hai sentito. No, ho sentito. Sì, lo ti chiedevo, ma la Apple non poteva essere un'occasione per te? Non hai pensato a farti scritturare dai tuoi amici? La Apple poteva essere un'occasione. Yeah, I think most probably they met. I don't know, they never asked. Sì, so poteva essere un'occasione, ma non me l'hanno mai chiesto. They knew that it was around, but if they wanted to. Ma a te non ti è mai venuto in mente di chiederlo tu a loro? No, I think it had gone past it by then, you know. By that 68-69 I was starting to. Direi di no. Nel 68-69 la mia vita ormai era così diversa dalla loro che non credo proprio. I think they wrote about things which were topical at that time. In realtà credo che la loro musica parlava di problemi attuali del quotidiano, dell'attualità. Probabilmente non avevano una motivazione politica dietro, anche se poi in realtà la gente in fondo guarda un po' fra le righe, legge dei contenuti delle canzoni che molto spesso non sono nella mente degli autori. Tu che sei stato così vicino a John Lennon, anche se poi non l'hai visto per tanto tempo, ma tu ci hai detto la settimana scorsa o due settimane fa, insomma l'hai già detto, che era il tuo vero amico dei Beatles, quello più amico degli altri per te. Ecco, John Lennon in questo senso come ragionava in questo senso qua? Anche se questo è qualche anno dopo quello che vedremo, però avevi imparato a conoscerlo già quando aveva 20 anni, 22 anni. I can only go back and talk about John. Posso soltanto ricordare il periodo che ho trascorso con loro ed effettivamente io ero molto vicino a John Lennon in quel periodo. In realtà quelli che erano i suoi pensieri, il suo modo di vedere le cose, erano cose che mi sfuggono perché in realtà io posso dire che aveva una personalità che lo portava a fare quello che voleva fare e molto spesso le persone potevano fraintendere quello che lui veramente voleva e quindi bisogna essere sempre cauti nei giudizi. Sì, me lo chiedo da un po' di tempo, volevo farti questa domanda. Tu, anche se non l'hai visti più dopo, ma nelle canzoni successive li hai sempre riconosciuti? Cioè, lo so che John fa così, lo so che Paul fa così, lo so che George fa così. I think it's a case of, the career's developed. In realtà la carriera si è sviluppata, la loro carriera è andata avanti, ma io credo che c'è sempre stato un messaggio nelle loro canzoni, si trattassero di canzoni d'amore, di canzoni che parlavano di Liverpool. In realtà credo che hanno sempre cercato di esprimere l'attualità, di esprimere quello in cui loro credevano. E questo credo è normale, è difficile dire, questo è il messaggio che loro volevano dare. Sono sempre gli altri che leggono i messaggi nelle canzoni, forse loro non se ne rendevano conto in quel momento. Pete Best, che reazioni ci fu a Liverpool quando si seppe che i Beatles si erano sciolti, la notizia che i Beatles si erano sciolti? I think it came as a shock. I think no one realized there was in realtà è stato un vero shock, nessuno se l'aspettava. Soltanto quando l'hanno letto dai giornali in realtà si sono resi conto che questa cosa si era verificata. Le persone si aspettavano magari che avrebbero potuto interrompere le tournée, avrebbero potuto soltanto incidere dei dischi. Ma in realtà era una cosa incredibile, ha scioccato tutti quando ci si è resi conto che i Beatles ormai non esistevano più. Ma tu che li conoscevi bene, i Beatles, da vicino, tu capisti le ragioni per le quali loro avevano forse litigato, non so se è giusto dire così, Dougie litigato, ma insomma si erano sciolti. Tu dentro di te lo sapevi. It's difficult. I mean, okay, è difficile dire quali sono state le ragioni. Io in fondo sono stato con loro per un periodo molto breve. Quello che si verificava all'interno del loro gruppo io non posso saperlo. Non ero con loro e quindi non posso dare una risposta obiettiva. Davvero? Cioè, vero? No, mai. Dopo tante settimane Pete Best parla l'italiano
Benizio. È vero. È vero, è vero. Pete, prima di dire la tua sull'influenza di Yoko sulla rottura dei Beatles, Yoko è una donna adatta a Lennon per te? That's difficult. I mean, because è I've difficile never met Yoko. Rispondere a questa domanda. Io non ho mai incontrato Yoko Ono. But I met Cynthia. At the time that I knew John and knew Cynthia. Io conoscevo Cynthia, la prima ragazza di John. You know, that is like, però io non posso dire se effettivamente lei era la donna giusta per John. If there's a change in someone's love or reasons for you, io credo che se ci sono comunque stati dei cambiamenti e lui poi ha scelto Yoko Ono, ci saranno delle ragioni e non posso certo interferire in questo. E tu pensi che sia stata la causa della rottura dei Beatles, Yoko Ono? No, I think, you know, there's a lot of factors which you've got to be taken into consideration. No, assolutamente, ci sono molti fattori che devono essere presi in considerazione. She was involved with John, lei ovviamente era la donna di John. John aveva una forte supremazia nel gruppo e quindi in qualche modo hanno dato la colpa a lei, ma senz'altro non è stata la causa determinante. I think it was there was always a possibility, you know, before John died. Senz'altro, prima della morte di John c'è senz'altro stata questa possibilità di vederli riuniti. Ma ora quando li si sente parlare, anche se dovessero ritornare insieme, non sarebbero più gli stessi Beatles, perché John non è più con loro. E quindi sarebbe una cosa completamente diversa. Infatti abbiamo detto se. Il mito resiste perché loro non si sono rimessi insieme o sarebbero stati grandi lo stesso, anche oggi. No, I think it's a case of the music is the music. No, okay. Io credo che la musica è la musica. E loro sono i Beatles proprio per la loro musica, sono una leggenda ed è la musica che accompagna questa leggenda. Questo è quello che io penso. If you're talking about press, you know, se si parla della stampa, I think they were already developed. I mean, they had their own personality. Direi che in realtà hanno sempre sviluppato quella che non era esattamente la loro personalità. Non era la personalità che risaltava dalla stampa, la loro. Comunque in realtà hanno avuto un'evoluzione, sono maturati professionalmente, si sono impegnati in quello che facevano e chiaramente questa evoluzione c'è stata. Molto spesso la stampa in realtà non ha mostrato quello che era il loro vero sviluppo, la loro vera evoluzione. Io penso, anche perché abbiamo parlato molto in questo mese in cui siamo stati insieme, penso che si sta avvicinando sempre di più il momento che voi vi rincontrerete. If someone had asked me that 30 years ago, I'd most probably turned around and said no. Se qualcuno me l'avesse chiesto qualche anno fa, probabilmente avrei detto no. Because people are a bit more outspoken about it. And the myth is gradually breaking down. Ma in realtà il mito adesso sta un po' diminuendo e forse sì, perché no? In futuro potremo incontrarci, non chiedermi quando, però forse sì in futuro. Infatti non te l'ho chiesto. I think so. E hai fatto bene.